Cari telespettatori e care telespettatrici di Ernica TV, si addensano nubi nere sul San Benedetto, sul futuro dell'ospedale San Benedetto di Alatri. E all'interno di alcuni reparti si teme per la prosecuzione di specifici servizi. Intanto molti utenti chiedono che almeno una volta a settimana sia consentito ad un operatore medico di prestare servizio per le visite di otorino presso il San Benedetto, evitando così viaggi a Frosinone che spesso per gli anziani sono problematici. I comitati a difesa del nosocomio, dinanzi a tutto quanto sta accadendo, si sono nuovamente incontrati. Dopo lo sventato attacco ai reparti di pediatria e ostetricia del San Benedetto di Alatri, si è riunito il direttivo del comitato, formato da presidenti e rappresentanti di molti comitati cittadini alla Trenzi, di Vico nel Lazio e di Veroli. Durante la riunione il direttivo e i consiglieri hanno deciso di intensificare l'attività di salvaguardia del nosocomio tramite iniziative che precederanno eventuali manifestazioni. Ecco in sintesi le proposte: la costituzione di un tavolo di lavoro con il comune alla presenza del direttore generale dell'ASL, di politici regionali, di sindaci del comprensorio della Ciociaria del Nord. Obiettivo è quello di chiedere un piano di potenziamento del San Benedetto anche in funzione dell'atto aziendale futuro, evitando iniziative di intermittenza e non programmatiche. Una campagna di sensibilizzazione con manifesti a tutela dei posti letto e della salute pubblica in tutti i comuni a nord e nel comune di Frosinone. Discussione e richiesta di dimissioni del direttore sanitario, l'attuale direttore sanitario, dottoressa Claudia Lucidi, che ancora una volta ha partecipato ad una riunione contro gli interessi del San Benedetto, non curandosi di avvisare sindaco e comitati per tutto il pomeriggio e per i giorni successivi. Sono in atto delle intese con il sindaco Morini per condividere possibilmente gli obiettivi comuni. Quindi guardia alta e tensione altissima, anche dopo aver sventato la chiusura dei reparti di pediatria ed ostetricia, sebbene quest'ultimo, tra trasferimenti e pensionamenti in arrivo per i medici, rischia di chiudere a breve termine senza decisioni dall'alto. Questo per quanto riguarda l'ospedale che è in funzione in località Chiappitto, mentre la sede del vecchio ospedale, quella alle porte del centro storico di Alatri, a fianco della porta di San Francesco, e è oggetto in questi giorni di denunce e segnalazioni da parte di politici locali, cosa già avvenuta nel passato, ma che nelle ultime settimane ha trovato nuovo vigore attraverso le denunce e segnalazioni di Dario Ceci, del nostro concittadino Dario Ceci. Dario Ceci ha parlato di responsabilità sia da parte del comune sia da parte dell'ASL, che è proprietaria dell'immobile. L'ASL ha replicato precisando quali sono i termini della questione e torna quindi di nuovo sull'argomento Dario Ceci con un comunicato diffuso attraverso la stampa locale. Il colpo gobbo di Dario Ceci, che è riuscito ad avere una risposta ufficiale dall'ASL in merito all'amianto presente nell'ex ospedale di Alatri, abbandonato ormai dal 1985. Dopo il chiarimento dell'ASL, Ceci commenta l'intervento dell'azienda provinciale. Nel prendere atto della disponibilità dell'azienda sanitaria a chiarire i contorni amministrativi dell'annosa vicenda dell'amianto nel vecchio San Benedetto di Alatri, tuttavia si conferma il disorientamento dei cittadini rispetto a una vicenda che sembra non aver fine. Ceci entra nello specifico del problema. Non resta che constatare come la burocrazia, senza un chiaro e fermo intervento politico e istituzionale, non faccia altro che attorcigliarsi su se stessa. Cosa ha impedito dal 2008 e negli anni successivi, stante la preside, la pres, la preside, scusate, c'è un termine scritto erroneamente sul giornale, che nonostante la precisazione dall'ASL Frosinone all'amministrazione comunale di allora e di oggi di avviare il procedimento autorizzativo invocato quale condizione necessaria per lo smantellamento dell'amianto, lo spiego meglio perché è espresso in maniera un poco imprecisa sul quotidiano oggi Ciociaria. Ecco,
Praticamente l'azienda sanitaria locale di Frosinone ha precisato che, a seguito dell'ordinanza che venne emessa dall'allora sindaco, il dottor Costantino Magliocca, riguardo alla pericolosità di questa copertura realizzata decine e decine di anni fa in amianto, in fibra di amianto, l'ASL afferma di aver presentato un progetto di risanamento, quindi di eliminazione soprattutto di questo pericoloso materiale, ma di non aver ottenuto dal Comune dell'Atri il beneplacito, quindi le autorizzazioni necessarie per provvedere a questa operazione. E allora praticamente non è responsabile, l'ASL almeno questo afferma, non è una sua specifica responsabilità quello di non aver eliminato il pericolo, ma un ritardo dovuto all'amministrazione comunale, in questo caso l'amministrazione comunale del tempo che era praticamente in conduzione di centrodestra con sindaco Costantino Magliocca. Dario Ceci prende atto di questa precisazione e quindi parla ancora di questo problema, spostando chiaramente l'ago d'attenzione sul comune di Latri. Ma continuo con quello che è il suo intervento. Quanto tempo ancora occorrerà attendere per ripristinare la salubrità del luogo unitamente al decoro urbano, attesa la vetustà e la pericolosità dell'intero immobile che rappresenta un vero scafo all'immagine della città anche per la sua centralissima ubicazione? Ribadisco, scrive Dario Ceci, con ancora più forza la necessità e l'urgenza di farsi carico della cura e del recupero del vecchio San Benedetto quale patrimonio storico-culturale, nonché di rilevanza religiosa, essendo stato luogo di vita e di lavoro della beata Raffaella Cimatti. L'auspicio, quindi, conclude Ceci, è che i nostri amministratori presteranno la dovuta attenzione al problema. Ecco, Dario Ceci affronta un argomento non nuovo, affrontato da moltissime persone, me compreso, diciamo, riguardo a questo edificio che comunque, indipendentemente dalla pericolosità del materiale che è stato utilizzato per il tetto, rappresenta un edificio storico innanzitutto, quindi un posto nel centro storico di Alatri che dice bene, cioè ci rappresenta un pessimo biglietto da visita per la stessa città, perché la porta di San Francesco spesso è meta di arrivo, diciamo, di comitive anche turisti, e quindi si trova davanti che cosa? Questo stabile, che la prima cosa che desta è curiosità, vedere uno stabile di queste dimensioni, ecco, a ridosso delle mura ciclopiche, tra due delle porte storiche principali di Alatri, quella di San Francesco e di San Benedetto, chiaramente non può far onore alla nostra città. Ma questo rimpallo di responsabilità tra l'ASL e il Comune di Alatri registra un nuovo intervento da parte dell'amministrazione comunale, questa volta quella presieduta dal sindaco, dall'ingegner Giuseppe Morini. Che cosa scrive l'amministrazione comunale di Alatri in merito alla situazione dell'ex ospedale San Benedetto? Leggiamo. L'amministrazione comunale di Alatri rigetta, ecco, la prima affermazione è questa, l'attuale amministrazione comunale rigetta ogni responsabilità politica riconducibile all'attuale amministrazione, relativa alla vicenda della copertura dell'edificio dell'ex ospedale San Benedetto, come peraltro bene si evince dal comunicato emesso dalla direzione aziendale dell'ASL Frosinone. Quindi l'amministrazione comunale di Alatri, l'attuale amministrazione, praticamente prende, proprio cita quello che ha scritto la direzione aziendale dell'ASL Frosinone per a sua discolpa, praticamente dicendo di non avere responsabilità in quanto è accaduto nel corso di questi anni. A tal fine quindi ribadisce l'attuale amministrazione che il titolo di proprietà è esclusivo della Regione Lazio e nello specifico dell'azienda ASL di Frosinone. Nel 2008 fu emessa l'ordinanza numero 137 dall'allora sindaco Magliocca per la rimozione del pericolo per la salute pubblica rappresentato dalla copertura in Eternit dell'edificio. Esiste per l'area interessata un vincolo paesaggistico per il quale è competente il Ministero dei Beni Culturali, Soprintendenza Paesaggistica per il Lazio. Non esistono, questo è quanto scrive l'attuale amministrazione, presso gli uffici comunali richieste da parte della proprietà dell'immobile di titoli abilitativi all'intervento, permesso di costruire, denuncia di inizio attività, comunicazione inizio lavori, autorizzazione paesaggistica, attività di edilizia libera, eccetera, eccetera. Inoltre risale al 2011 un accordo quadro stipulato tra l'azienda ASL di Frosinone, l'ATER di Frosinone e questo comune, con il quale si approvava un progetto preliminare per il completo recupero funzionale dell'immobile,
progetto che purtroppo si è infranto contro gli stretti vincoli di bilancio a cui la spending review ha sottoposto tutti gli enti interessati, ASL inclusa. I fatti sopraesposti dimostrano come questa amministrazione abbia cercato, fin dal suo insediamento, la giusta soluzione alla problematica del vecchio ospedale, anche in virtù di quanto già portato avanti nel 2004 dal sindaco Morini, il quale stipulò un accordo con la ASL per la cessione dei 3 piani dell'immobile al comune di Alatri. Ciò detto, in virtù del rinnovato spirito di collaborazione instauratosi tra questa amministrazione e la Regione Lazio, in particolare con la nuova dirigenza della ASL Frosinone, il sindaco si è fatto parte attiva per dirimere al più presto la questione, al fine di contemperare l'interesse primario dei concittadini con la normativa edilizia vigente e le disponibilità dell'ASL stessa a compiere un intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'immobile. Il sindaco Morini, sto sempre leggendo quanto è stato comunicato attraverso l'ufficio stampa dell'amministrazione comunale, il sindaco Morini coglie l'occasione per ringraziare quanti si sono fatti parte attiva per la soluzione della vicenda, a partire dall'interessamento di Sua Eccellenza il Prefetto e del Presidente del Consiglio Comunale, ringraziamento che va anche ai responsabili degli uffici comunali interessati, i quali si sono impegnati nel trovare strade percorribili per la soluzione della questione che possiamo affermare oggi, con quasi certezza verrà presto risolta. Benissimo. Siamo lieti, siamo felici di questi ringraziamenti. Ringraziamo noi a nostra volta l'amministrazione comunale di Alatri, lo facciamo. Ringraziamo anche Costantino Magliocca che nel 2008 ha affrontato il problema, il presidente dell'ATER, allora ex onorevole, se non sbaglio, Di Stefano, che con l'ATER aveva espresso, praticamente quella che una volta meglio conosciuta con l'Istituto Autonomo Case Popolari, oggi ATER, aveva anch'egli praticamente dichiarato la propria disponibilità a investire soldi su questo edificio per un risanamento, per un riutilizzo a fini chiaramente sociali, probabilmente culturali, chissà che cose. Parlava anche di un parcheggio, non so come sarebbe possibile realizzare un parcheggio all'interno di questo edificio, quindi sarebbe quanto mai necessario e utile se la cosa veramente fosse realizzabile. Però sta di fatto, cari amministratori, di qualsiasi colore politico voi siate, mi accaloro un po' su questo argomento perché io ho creato addirittura un gruppo su Facebook, l'altra abbandonata, avendo proprio come riferimento l'abbandono di questo edificio molto importante e di grande importanza anche storica per la città. Sta di fatto che dal 1985 ad oggi l'edificio ha registrato un decadimento sempre più grave, sempre più chiaramente drammatico. E oggi stiamo nella condizione addirittura di avere questo edificio con una recinzione intorno, poiché probabilmente si teme che possano cadere dei cornicioni, delle tegole, chissà che cosa, e non addirittura un tracollo dei solai all'interno dell'edificio e quindi della struttura stessa. Ebbene, prendo proprio a riferimento l'ultima frase, quella nella quale l'attuale sindaco afferma, quindi afferma, è un'affermazione la sua, è una convinzione, con quasi certezza, però poi c'è, a seguito dell'affermazione, poi c'è un elemento dubitativo, la quasi certezza, che questa situazione presto verrà risolta. Ce lo auguriamo tutti, lo speriamo, ma probabilmente più che augurarcelo e sperarlo, lo pretendiamo noi cittadini di Alatri, ma credo che tutte le persone che in qualche modo sono interessate alla corretta conservazione di beni di natura pubblica, veramente pretendiamo che questo problema venga risolto. Adesso non siamo più tanto disposti ad aspettare che il tempo passi a danno di queste strutture, ma soprattutto a danno della salute pubblica, della salute di chi vive o transita, ho sempre detto, lo ribadisco, lungo queste strade, quindi a ridosso di questo edificio che è accertato, è certissimo, l'unica cosa certa è questa, che rappresenta un pericolo per la salute pubblica. Andiamo avanti con una notizia che riguarda, a proposito di lavori pubblici, le civette, contratto di quartiere da rivalutare. Alberto Doni sollecita il Comune dopo le comunicazioni con la Regione.
Chi bussa a quella porta da anni per questioni urbanistiche? Nel palazzo comunale la risposta è scontata, si tratta di Alberto Doni. Questa volta torna alla carica in merito a opere di ulteriore urbanizzazione del quartiere Civette. Troppo spesso, afferma Doni, sono stato costretto a recarmi al comune per svariate vicende urbanistiche, non solo riguardanti il luogo dove risiedo, ma l'intera collina di San Francesco di Fuori, dove dovrebbero arrivare investimenti in merito al contratto di quartiere. Il mio impegno, scrive Doni, faticoso, solitario e quanto impari, spesso mal compreso, è stato sempre improntato per la difesa dell'ambiente, ambiente possibilmente da salvaguardare da scempi urbanistici evidenti e rilevati anche in sede di approvazione, sia dall'area di vigilanza urbanistica, nonché dalla Direzione Regionale del Territorio e Urbanistica. Con quest'ultima, con la Direzione Regionale del Territorio e Urbanistica, che in data 14 marzo 2014 ha infine compreso la necessità di verificare seriamente alcune problematiche e criticità in atto, con invito al Comune dell'Aquila al riesame degli atti al fine di analizzare le criticità riscontrate e valutare l'opportunità di adottare ulteriori eventuali provvedimenti in merito alle singole problematiche esaminate. Non resta, ecco, leggere questo tipo di affermazioni spesso più che risolvere i dubbi li amplifica. Ho l'impressione, almeno da quanto ho letto finora, che per questi contratti di quartiere, che se non sbaglio, potrei anche sbagliare, nacquero molti e molti anni fa, quando ancora era in vigore la vecchia lira, diciamo, e l'importo, se non sbaglio, ammontava a circa 15 miliardi di lire. Oggi, dopo 12 anni, c'è stato nel 2002 l'avvento dell'euro, quindi non si ragiona più in termini di lire, ma si fa l'equivalente in euro. Ancora stiamo a discutere, ancora dobbiamo vedere, diciamo, l'inizio, comunque sia, dobbiamo intravedere quella che potrà essere l'impiego di questi fondi, credo, spero, stanziati più di 12 anni fa, chiaramente da parte probabilmente di enti ministeriali, non so, da parte del governo. Dobbiamo vedere ancora l'utilizzo e l'impiego presso della nostra città di questi fondi, e da quanto almeno afferma Doni ci sono delle problematiche che probabilmente ne provocheranno ulteriori ritardi per questa realizzazione. Ma leggiamo ancora quello che scrive Doni. Non resta augurarci che ciò avvenga, anche se far ciò può essere doloroso, ovvero rispettare inderogabili standard urbanistici, sentenze del TAR che in omaggio a un più vivibile aspetto territoriale eliminano amministrazioni puntigliose quanto poco capaci. Mi auguro che il riesumato contratto di quartiere dimentichi il passato, facendo riflettere il potere pubblico, tenendo conto dei diritti del cittadino spesso ignorato e maltrattato. Sicuramente queste attente osservazioni di Alberto Doni e le stesse prescrizioni regionali saranno prese in considerazione e realizzate dagli attuali amministratori, ricordando che Doni porta avanti questa battaglia anche legale da decenni. Di attenti cittadini come Doni, che supportano la vita pubblica e le scelte urbanistiche, ce ne vorrebbero molti di più. Questa è una considerazione dell'autore dell'articolo, del nostro concittadino Massimiliano Pistilli, che conclude questo articolo, che è dedicato appunto a questo intervento di Alberto Doni. Chiaramente lascia intravedere, secondo almeno quella che è la mia interpretazione, ulteriori ritardi, ulteriori problematiche per l'utilizzo effettivo di questi investimenti denominati contratto di quartiere. Staremo a vedere, soprattutto vedremo se nei prossimi giorni ci sarà una replica da parte dell'amministrazione comunale, che a quanto pare è stata direttamente chiamata in causa, l'attuale amministrazione, dal cittadino Alberto Doni. E a proposito di politica, oggi dobbiamo registrare anche questo intervento, queste dichiarazioni che riguarderebbero l'attività del neoeletto consigliere regionale. Quindi è trascorso un anno dalla nomina del nostro concittadino Mauro Buschini a consigliere regionale. Ha tirato già le somme della sua attività presso un noto centro commerciale del capoluogo, e oggi evidentemente ha avuto l'occasione di farlo anche in casa sua, nella nostra città, ad Alatri,
in occasione della festa democratica che si è svolta nelle giornate di sabato e domenica, 10 e 11 maggio. Vediamo che cosa rivendica Mario Buschini per la sua attività di consigliere regionale, un'attività quasi da record, quella del consigliere regionale Mauro Buschini per la sua città. Alatri è stata presentata sabato in occasione della festa del Partito Democratico Cittadino con un convegno all'interno della sala conferenze della Biblioteca Comunale. Erano presenti, oltre al presidente della Commissione Bilancio alla Pisana, anche il sindaco di Alatri Giuseppe Morini, il segretario cittadino Daniele Grassi Bertazzi e tanti in platea tra amministratori locali, iscritti e simpatizzanti. È passato un solo anno dall'insediamento alla Pisana di Buschini e, tralasciando gli interventi di minor rilievo, sono ben 14 i provvedimenti presi di concerto con l'amministrazione Morini, a beneficio di un territorio che, grazie al connubio tra l'onorevole Buschini, alla Regione e il Comune, sta traendo vantaggi indiscutibili che si ripercuotono positivamente su tutta la comunità. Partendo sicuramente dall'intervento più importante di Mauro Buschini, cioè l'aver fatto onorare alla Regione Lazio quasi tutti i debiti accumulati in passato proprio con il Comune di Alatri. Meritano sicuramente menzione in ordine temporale la presentazione per far diventare legge regionale il Festival del Folklore della città, l'importante svincolo del Fosso di Cavariccio, lo sblocco per l'autorizzazione per le serre. Ricordiamo inoltre il riconoscimento all'Istituto Tecnico Commerciale di Alatri dell'indirizzo cartario, unico nel centro Italia. Ed ancora i finanziamenti dei progetti per le attività scolastiche insistenti sul territorio, lo sblocco dei finanziamenti ai servizi sociali, la messa in sicurezza della scuola di Tecchina con ben 317.000 euro destinati sul plesso nel triennio. Altri provvedimenti riguardano il finanziamento straordinario per i centri anziani per contrastare la povertà e per soddisfare al meglio le domande di assistenza. Dalla Presidenza del Consiglio sono stati destinati 10.000 euro per le manifestazioni culturali, credo che si riferisca alla Presidenza del Consiglio regionale. Il sistema museale e bibliotecario ha ottenuto il finanziamento di due progetti presentati e in ultimo il finanziamento al portale comunale da parte della FILAS. Grazie all'onorevole Buschini, ha detto il segretario del Partito Democratico locale, Daniele Grassi Bertazzi. Grazie all'onorevole Buschini per la vicinanza che sta dimostrando alla nostra città e per avere fortemente contribuito al recupero di quella integrità morale di una fondamentale istituzione per il nostro territorio, qual è la Regione Lazio. Questa filiera, tra amministrazione e regionale, ha spiegato invece il sindaco Morini, sta dando i giusti frutti a tutta la città. Da tempo Alatri non aveva una sponda così importante ed attenta presso la Pisana. E io credo, ha detto Morini, che questo cambiamento sia fondamentale per tutti noi. I tanti provvedimenti presi dall'onorevole Buschini e di concerto con la nostra amministrazione per Alatri stanno a dimostrare proprio la bontà di questo connubio. Io non posso far altro che ringraziare tutti. Questo è quanto invece ha affermato lo stesso Buschini dopo l'intervento teso ad approfondire gli importanti provvedimenti intrapresi per Alatri, sia per le belle parole spese nei miei confronti, sia perché il mio lavoro è chiaramente facilitato da questa amministrazione che sa programmare, progettare e portare avanti azioni per il territorio, per le quali risulta più semplice offrire la giusta sponda verso l'ente che rappresenta. E va bene, in una festa democratica, una festa dedicata chiaramente a quanti all'interno dell'organizzazione del Partito Democratico si impegnano per chiaramente per portare avanti e propagandare l'attività del partito, chiaramente non potevano non esserci parole reciproche di elogio, mentre per quanto riguarda l'apprezzamento di questi provvedimenti, chiaramente la parola ultima probabilmente resta alla popolazione di Alatri, che ha fatto bene il Partito Democratico a informarla di questi provvedimenti, alcuni dei quali chiaramente devono essere ancora realizzati, quindi dobbiamo ancora apprezzarne i risultati finali e vedremo se. Soprattutto se ce ne saranno degli altri, perché appunto lo ha precisato molto bene lo stesso Buschini, è al suo primo anno di attività, gliene restano, ne ha davanti molti, addirittura quattro, chiaramente per continuare in quest'opera chiaramente di sviluppo dell'intera regione, ma sicuramente probabilmente anche della sua città di origine che è Alatri.
E passiamo a una notizia adesso che riguarda una scuola. Il plesso di Madonna della Sanità saluta l'anno scolastico con canti e balli. Come ogni anno scolastico, anche quest'anno il calendario delle manifestazioni di fine anno del dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Alatri Primo, diretto da Giulio Maurizio Giacomini, è ricco di eventi. Il primo evento è da parte dei bambini della sezione B, plesso Madonna della Sanità. Sono bambini tutti di 5 anni che, sotto lo sguardo attento delle loro insegnanti, Franca Galuppi, Loretana De Santis e Ambra Massimiani, sabato 10 maggio si sono esibiti nel piazzale antistante la scuola con canti, balli e poesie in occasione della festa della mamma. Il dirigente scolastico, insieme all'assessore Vincenzo Galione, alla presenza dei genitori, dopo il canto di Mameli, ovvero l'inno d'Italia, hanno consegnato i diplomi per l'ingresso per il prossimo anno scolastico alla scuola primaria. I bambini, tutti in divisa con cappellini da laureati, bella immagine chiaramente questa dei bambini di 5 anni, in divisa, tutti in divisa con dei cappellini da laureati, i bambini hanno dato il meglio di se stessi. Il momento particolare della manifestazione è stato quando una bambina ha consegnato nelle mani del dirigente il libro di classe fatto dai bambini sulla storia di Ulisse, dicendo: "Questo è per te. Noi siamo come Ulisse, abbiamo sete di conoscenza. Come Ulisse è partito da Itaca per conoscere nuove cose e non è mai tornato, così noi dobbiamo andare alla scuola primaria per imparare cose nuove." Un grandioso applauso e ringraziamenti agli insegnanti che in questi anni hanno sempre lavorato con professionalità e amore, anzi per questo le cito di nuovo, sono le insegnanti Franca Galuppi, Loretana De Santis e Ambra Massimiani. Le loro parole sono state, quelle parole delle insegnanti sono state queste: un viaggio meraviglioso vi aspetta, quindi si sono rivolte direttamente ai bambini. Tutti insieme ora andate, un abbraccio accorato e non dimenticate chi in questi anni vi ha tanto amato. La manifestazione si è conclusa con canti in inglese e danze alternati da momenti di gioia e commozione da parte degli insegnanti per i traguardi raggiunti da tutti i loro piccoli. È sicuramente una bella cosa, ecco, quella che si è svolta lo scorso sabato 10 maggio, presso il plesso di Madonna della Sanità, dove questi bambini di 5 anni hanno salutato l'anno scolastico con canti e balli. Andiamo a un problema, di nuovo a un problema che riguarda la città di Alatri, precisamente la località di via Colle San Pietro. Assume tratti quasi grotteschi la vicenda della condotta idrica realizzata ormai da qualche anno in via Colle San Pietro e che, fra le proteste dei residenti, non si riesce ad allacciare. Ora si scopre che il gestore del servizio idrico, l'ACEA Ato 5, non era nemmeno a conoscenza dell'esistenza della condotta in questione, che dunque il Comune di Alatri avrebbe realizzato a sua insaputa, insaputa dell'ACEA Ato 5. A svelare l'incredibile retroscena è Marcello Colasanti, residente nella zona, che dopo aver denunciato pubblicamente il perdurante mancato allaccio, ha ricevuto le spiegazioni che cercava direttamente dall'ACEA. Ringrazio ACEA Ato 5 per la solerzia che ha avuto nel contattarmi e fare piena luce sul mancato allaccio della condotta idrica realizzata 3 o 4 anni or sono in via Colle San Pietro. Questo è quanto ha scritto lo stesso Colasanti in una nota. E sinceramente sono e siamo rimasti sbalorditi dal fatto che ACEA Ato 5 non era affatto a conoscenza dell'esistenza di questa condotta e che il Comune di Alatri l'ha realizzata a loro insaputa. A questo punto mi domando, scrive Colasanti, le varie dispute avvenute e che continuano ad esserci circa le competenze, gli investimenti e le varie manutenzioni che il gestore non assolve tra i propri compiti, procurando ritardi su ritardi, mi convincono che i comuni non sappiano come comportarsi e cosa stiano facendo. In questo caso, aggiunge Colasanti, il Comune di Alatri che ruolo ha giocato con i residenti del quartiere? Si è voluto forse realizzare una condotta idrica e fognaria solo per accontentare qualcuno? Oppure, visto che è un comune virtuoso, quello di Alatri, non sapendo come spendere il denaro pubblico, ha fatto bene a realizzare queste opere perché prima o poi entreranno in funzione, magari quando le condotte saranno consumate da sole senza entrare realmente in funzione. Sulla vicenda il comune di Alatri tace, quindi vedremo se dopo questo intervento sulla stampa locale di Marcello Colasanti ci sarà una precisazione anche da parte del comune.
E adesso, come faccio ogni mese, vi voglio innanzitutto mostrare quella che è la copertura di questo mensile gratuito, Flash Magazine, un mensile a tiratura ovviamente provinciale, dove scrivono due nostri concittadini e due miei amici, Enzo Rossi e Lucio Lucchetti. Negli ultimi tempi Lucio Lucchetti magari partecipa alle ricerche, ma poi chi mette nero su bianco è l'amico Enzo Rossi. Ma questo fa poco la differenza, perché quello che soprattutto conta è il contenuto di questi articoli, in genere una pagina, due al massimo, chiaramente articoli non lunghi, ma che riguardano storie, curiosità, fatti, fatterelli, leggende, personaggi e quant'altro di una città antica come lo è la città di Alatri. L'articolo di questo mese è dedicato, e non poteva essere altrimenti, ad Alatri e al suo santo patrono, San Sisto I, settimo Papa, martire, che è dall'anno 1132 il patrono della città di Alatri. E riguarda, innanzitutto, ecco, ci sono alcune importanti notizie, ma io passo a quella che ritengo la più curiosa, quella magari probabilmente meno nota alla maggior parte dei nostri concittadini. C'è innanzitutto una querela, diciamo un dilemma tra quello che è, ecco, diciamo, la festività dell'11 di gennaio, che chiaramente ha origine proprio dall'arrivo delle reliquie di San Sisto nella nostra città, e quello che invece è il mercoledì dopo Pasqua, la festa patronale, quella magari più seguita, che oggi almeno è diventata più importante, quella durante il quale chiaramente la statua del nostro patrono viene condotta in processione lungo le strade del centro storico. Ebbene, ci sarebbero varie interpretazioni. C'è chi dice, come un autore come il Moroni, praticamente che rimanda, ecco, il festeggiamento del mercoledì.